sognare nuovi orizzonti e allargare spazi di partecipazione è un po' il momento che la Chiesa sta tentando di vivere attraverso il cammino sinodale. Il cammino sinodale non serve tanto a produrre documenti quanto a far germogliare sogni, così ci ha detto Papa Francesco a più riprese. Ed è quello che si sta tentando di fare, che tante comunità e migliaia di persone, anche a Genova, stanno tentando di fare da 2 anni a questa parte. Mettersi in ascolto delle comunità, dei territori, dei gruppi, anche nelle scuole con i giovani, per capire insieme quali sono le sfide a cui siamo chiamati in questo tempo, quali sono le modalità per far scattare nuovi processi partecipativi, inclusivi. E allora noi oggi, in questo spirito, andiamo in giro per la città di Genova a incontrare e a conoscere alcune esperienze che di fatto trasmettono un po' questo stile, questo spirito sinodale. Allora, Mariela, siamo nella comunità di Santa Caterina in Portoria. Uh-huh. E qua però si riuniscono tanti latinoamericani. Sì. Come mai? 20 anni fa, più o meno, la chiesa Santa Caterina ha aperto per la comunità latinoamericana. Allora, qua ci sono tanta gente dall'Ecuador, a Perù, Colombia, Cile e Bolivia. E penso che quello che unisce a tutti noi è la lingua, ovviamente, perché fare tutto il viaggio e arrivare a un paese dove quasi nessuno parla quando arriva e trovare una chiesa dove ti capisce tutto, ti fanno la messa in spagnolo, è benissimo. E che attività si fanno? Facciamo tante cose. Per esempio adesso, se si sente, stanno facendo la prova il coretto, che loro fanno il servizio di cantare a messa sabato. Poi c'è altro coro che canta domenica, altro gruppo di persone. E quello è qua, è un gruppo di 4-5 avvocati che aiutano tutti. L'assistenza legale. Esatto, l'assistenza legale. Ci sono anche appunto attività, quindi anche sociali, di solidarietà per le persone che hanno più bisogno, anche dentro sì, la comunità. Sì, anche quello lo fa la diaconia. Quale sogno è uscito sulla Chiesa? La radiografia ha insegnato che tutta la gente si sente accolta, si sente bene di essere parte di questa comunità, però anche ci sono le cose che si deve migliorare, no? Si è sentito tanto, per esempio, è una cosa che quello si sente sempre in qualche persona, qualche chiesa, qualche comunità, la necessità del perdono e poi l'importanza di essere ascolto. Io posso dirti qualcosa, però sempre dipende da come ti guardo, se faccio un gesto un po' sgradevole, e come lo riceve questa persona, dice no, mi ha guardato male, cosa pensa? E abbiamo fatto tutto questo perché sia una cosa liscia. Certo, meno giudicante. Meno giudicante, che si senta più libero di parlare. Stiamo attraversando il cuore di Genova, del centro storico, con Piazza De Ferrari. E ora stiamo passando proprio dove c'è la comunità dei Gesuiti, della Chiesa del Gesù. È molto rilevante per la pastorale di questi anni a Genova, visto che hanno sempre fatto tantissime attività di coinvolgimento, di ascolto del mondo giovanile e non solo, per certi versi anticipando un po' lo spirito del cammino sinodale. Un input del cammino sinodale è capire come mettersi in ascolto delle forze vive del territorio, della città. E allora andiamo a sentire una realtà per eccellenza della vita sociale, laica, genovese, e che cosa ha da dire al cammino sinodale e anche come percepisce una chiesa che tenta di rinnovarsi ripartendo dall'ascolto, dai territori, dal basso, dalla partecipazione delle persone. Quali sono stati gli ingredienti per arrivare a un contesto così comunitario? Ce ne sono stati tanti, ma sicuramente uno fondamentale è aver avuto chiara un'intenzionalità di voler costruire comunità, cioè di continuare a pensare che la comunità potesse essere anche in questa fase di crisi delle comunità, delle aggregazioni, che la convinzione che la comunità potesse essere una risorsa a 360 gradi. Avere la possibilità di riempire un posto vuoto
mettendo a frutto i sogni, i pensieri, le energie accumulate, la voglia di tante persone, non solo della nostra organizzazione, di pensare a un posto che non c'era, perlomeno in centro storico, a Genova tutto sommato mancava, e quindi provare a dare tante piccole risposte a tanti piccoli gruppi della città, perché ognuno trovasse il suo ruolo, la sua posizione e si potesse riconoscere in uno stesso luogo come comunità diversa, inclusiva, con tante differenze, ma con la sfida di conviverci tutti assieme. In questo l'esempio di Don Gallo l'abbiamo preso tante volte, che essere una città che con la comunità di San Benedetto costruita da lui ha dato l'esempio a tutti che la comunità può essere una risorsa, anche coinvolgendo le persone più in difficoltà, ma intorno alle quali si può costruire la convivenza, un'idea diversa di città, un modo di pensare alla giustizia sociale in maniera convinta, senza confini. Non è assolutamente facile, abbiamo avuto anche conflitti che non siamo riusciti poi a far evolvere in maniera possibile, però tante volte starci dentro è già una risposta. Ma guarda che ti parlo da far convivere sullo stesso tavolo tavolo di rifugiati appena arrivati da Lampedusa in ciabatte che mangiavano qua i Luzzati con gli stessi impiegati o avvocati che frequentano il centro storico a pranzo. Ma senti, cosa ha da dire la vostra esperienza al cammino sinodale che la Chiesa sta provando a fare e come l'hai percepito tu questo cammino sinodale? In questa dimensione, anche con un nuovo rapporto qui nell'area dei Giardini Luzzati con Don Carlo della parrocchia di San Donato, che abbiamo un rapporto da finestra a finestra. Non c'è, cioè, da tanti anni che viviamo vicini, ma non ci eravamo mai parlati. Parlandosi mi ha coinvolto e ne sono stato molto felice nel percorso sinodale della parrocchia. Mi sono anche reso conto che tante discussioni che avvenivano nel mondo parrocchiale della parrocchia sono anche molto simili in altri mondi, perché tutti incappiamo in alcuni problemi che ci riguardano tutti, che magari si rinfrangono in maniera complessa e diversa, ma sono gli stessi. Il primo è questo venire meno appunto della comunità, dell'aggregazione, dello stare assieme. E quando io sono, come dire, arrivata in questa realtà come educatrice di minori, eravamo 3 dipendenti, veramente la prima cosa che mi è stata detta è: prima conosci il territorio, cioè presentati sul territorio, perché se il territorio osserva e comprende, entra a far parte, cioè non usarlo solo per un passaggio e poi ti chiudi dentro delle mura. Sicuramente quindi ho imparato a lavorare attraverso le sofferenze delle persone, non per calcarle, ma per, come dire, farle trasformare. Abbiamo identificato quali sono i vuoti, che sono i vuoti che rappresentano. Viene utilizzato sempre la rilevazione dei bisogni. Io credo che in realtà il vuoto sia portato da un mancato desiderio, che è un'altra cosa. Cioè io ho dei desideri che non possono essere realizzati perché anche l'ambiente intorno non me lo permette. Ma esempi pratici sono: vorrei far crescere i miei figli in un ambiente dove si possono muovere senza bisogno che l'adulto sia costantemente a dire no, sì, no, sì, no, sì, perché è troppo binaria come dire, situazione. Il bambino o la bambina deve poter conoscere, toccare e potersi muovere. Quindi non è che abbiamo inventato niente di che, questo spazio esisteva già, era semplicemente deserto e poco curato. Ok? Abbiamo lavorato sul concetto della cura, che è un concetto educativo. Curare, non in senso medico-sanitario, ma curare le ferite dell'anima, veramente. Don Gallo in questo ce l'ha insegnato, cioè curare l'anima è il primo passo per poter poi arrivare a questo, cioè utilizzare gli spazi comuni per poter ingaggiare le persone attraverso l'oggetto, ok? Questa situazione dell'oggetto comune ha un po' fatto crollare la proprietà privata, cioè il mio e il tuo, allora può diventare il nostro. Ora, i genitori che si siedono qua, non è che si siedono perché dicono oh, hanno messo delle panchine. Questo è il risultato della nostra partecipazione all'interno di un interesse sullo spazio. E allora ci mettono l'albero, portano i fiori, portano i giochi, portano i libri. Quindi diventa una partecipazione, perché questo crea benessere. E invece questo confronto, queste tante situazioni di confronto da cui sono nate queste esperienze, sì. Come si tengono insieme tante teste, tante sensibilità, tante esperienze pregresse diverse?
è lo stare sulla strada, nel senso che uno dei segreti, che anche lì sembra un po' ovvio, in realtà è la conoscenza di quello di cui tu stai parlando, in questo caso è la conoscenza del territorio. Io sto in strada e amo relazionarmi, è scendere dalla tua, come dire, casa, aprire il portone, sederti, stare in strada, comunicare, confrontarsi, confliggere, anche lì il conflitto è una confluenza. Quindi si confluisce, tendenzialmente poi si può sciogliere perché si trovano le parti, si media, si facilita, si fa un passo indietro. Quindi lo stare in strada, proprio il lavoro sulla strada, è sempre il valore aggiunto. Caritas Diocesana, gli uffici e poi tutti i servizi qua in giro, lo sportello di banchi. Qua c'è l'Emporio Solidale del Cesto e sempre qua sopra la Scuola di Pace di Sant'Egidio, insomma una zona ricchissima, densa di iniziative, di luoghi anche poco visibili ma che raccontano una Genova presente, attiva, di persone che si impegnano, di volontari e di volontari che ogni giorno fanno del loro meglio per rispondere a tanti bisogni e desideri delle persone, delle famiglie che vivono non solo in centro storico, ma che al centro confluiscono da tutta la città. Siamo a Nervi, siamo arrivati fino all'estremità di Genova da questo lato e entriamo a visitare l'oratorio della parrocchia di San Siro, che è stato riaperto di recente. Ora Lidia ci racconterà come e grazie a quale sinergia. Questa è la parrocchia di San Siro. Siamo partiti a settembre-ottobre, quando c'è stato il cambio del parroco, è arrivato Don Valentino e questi spazi ci sono sempre stati. Anzi, anticamente io stessa venivo a giocare a ping pong al circolo, lo chiamavamo il circolo, però poi per anni si è chiuso tutto. Si è chiuso tutto, Don Valentino ha detto: io voglio aprire lo spazio del campetto, voglio farlo diventare un oratorio quotidiano, chi viene, chi mi aiuta? E quindi magicamente sono apparse tantissime persone, non solamente legate alla parrocchia, ma anche legate al quartiere, al territorio. E qui tutti i pomeriggi, meno il giovedì perché ci fanno catechismo, arrivano bambini dalle elementari fino alle medie superiori. Volontari che arrivano da dove? Si sono materializzati da dove? Tutti quelli che si sono dati un po' da dalla fare, parrocchia, proprio. Un po' dal quartiere, che hanno saputo, si è sparsa la voce. E questo era emerso anche negli incontri del sinodo che avevamo fatto, dove tutti notavano, sia dagli educatori di Azione Cattolica e Scout, che anche cinquantenni che si ricordavano che anticamente non era così e gli spazi erano tutti aperti, che sarebbe stato bello aprire, e tutti quanti a dire sarebbe bello aprire, sarebbe bello, però come facciamo, siamo pochi. Invece il territorio è entrato nella chiesa e la chiesa è uscita, quindi le persone si sono viste e questa è una risorsa bellissima per Nervi. Siamo in via Napoli, alla confluenza con via Vesuvio e la Valletta Cinque Santi. Stiamo andando alla Piazza dei Popoli e ai Giardini Don Acciai per incontrare Angelo Chiapparo, che ci aiuta a conoscere un'esperienza tutta particolare. Angelo! Ciao! Stiamo Eccoci. Preparando per il doposcuola di oggi, mettiamo invece i bambini da scuola. Li accogliamo, siamo 4-5 volontari. Qua siamo alla confluenza tra varie strade. Questo era un posto che era... Cosa c'era prima? Non c'era niente. Qui c'era uno sterrato che per anni è rimasto tale, ma prima ancora dello sterrato è esistita un luogo dove nacque, diciamo, la parrocchia della Provvidenza con Don Acciai nel 1962, proprio su questo spiazzo Don Acciai costruì la sua baracca
la caratteristica di questa chiesa, come lui la definiva, era di essere in strada, tra la gente, in curva. Una chiesa in curva. Questa sottolineatura della curva mi ha sempre molto colpito e intrigato, perché le scelte che quella comunità allora, poi siamo cresciuti, eccetera, ma fece, fu sempre quella di camminare tra la gente, insieme alla gente, di condividere, erano gli anni dell'immigrazione dal sud, tante situazioni, tante sofferenze, senza quelle certezze del capire, del sapere se questa chiesa fosse o non fosse sulla strada giusta. Quando morì Don Acciai, il cardinale Siri allora disse durante l'omelia questa frase a proposito di Don Acciai, che seppe camminare sulle grondaie senza mai cadere. E poi l'esperienza appunto di camminare insieme tra la gente si è riproposta quando un gruppo di cittadine e cittadini decidono di prendere in carico questa piazza come nuova piazza, no? E naturalmente questa formazione che ognuno di noi ha avuto ha inciso molto sulle nostre convinzioni, sulle nostre scelte di vita a 360 gradi, ma soprattutto a partire dalla condivisione del territorio, del nostro luogo quotidiano di vita. Questo spazio che allora ospitava la baracca di Don Acciai ora è diventato un giardino che è crocevia del quartiere. Come si fa oggi, come fate voi a favorire la partecipazione, l'incontro tra tanti tipi di famiglie, di persone diverse, magari che hanno anche background culturali diversi? Sì, questo luogo favorisce perché questa piazza segue il percorso casa famiglia. La scuola è a pochi metri al di là della piazza e le abitazioni più tutto attorno, quindi è un luogo privilegiato in cui le famiglie, i bambini in particolare, ma anche gli anziani poi si ritrovano spontaneamente a convivere. Ci piaceva di sentirci inseriti in questa città, perché pur essendo periferia per noi è vivere la città, vivere il territorio e vivere la città, vorremmo trasformarlo anche da un punto di vista culturale, di vivibilità sociale questo quartiere. Infatti abbiamo costituito una rete di diverse decine di associazioni tra Origine e Lagaccio. Però il dato importante è stato che si è realizzato un parco urbano alle spalle, che è assolutamente uno spazio vitale per il quartiere del Legaccio, un quartiere in sofferenza da sempre, ma che arriva per tutta la valletta del Cinque Santi fino all'imbocco di via Napoli qua sotto. Noi abbiamo un accesso, certo. E quindi siamo quasi ricucito. Ecco, ricuciamo un territorio. Ci troviamo in Valpolcevera, in Val Torbella più nello specifico, che rimane sopra il vecchio quartiere di Rivarolo, e in un quartiere che al momento è conosciuto da tutti come il Cige, nella zona di Begato. Ecco, è un quartiere recente, un quartiere che vede la sua costruzione negli anni 70 e inizia poi a popolarsi, a vivere effettivamente negli anni 80. È un quartiere popolare, sono grossi edifici, grossi palazzi che sono sorti in questa valle che in realtà è molto verde, offre ampi spazi. Il quartiere ha anche esigenza di essere in un qualche modo aiutato, essere accompagnato in quello che è lo sviluppo, perché il rischio qual è? Quello che i ragazzi e le stesse famiglie poi in un qualche modo evadano nella loro quotidianità dal quartiere, le famiglie, i genitori per andare a lavorare e i bambini a non avere poi niente da fare qui se non scendere sotto casa. E l'associazione che in questo momento gestisce questo terreno si chiama proprio Associazione Don Lino e Brugi. E questa associazione negli anni ha portato avanti diversi progetti. In primis ospita proprio le sedi del gruppo scout del Genova 100, che nasce nel 2007, e porta avanti altre attività, ovviamente sempre rivolte agli altri, tra cui con un gruppo senior, l'attività due volte a settimana di incontro, di ginnastica per gli anziani, due volte a settimana c'è il gruppo Noi con gli altri, che attraverso anche l'impiego di educatori lavora con ragazzi e ragazze con disabilità,
e quindi porta avanti questo progetto. Una volta a settimana c'è la mensa della Caritas e quindi tutti dei servizi al quartiere, alla comunità, per rispondere a quelle che sono le esigenze, ecco. Sì, ci sono più sedi, questa qui in particolare è la sede dei Castorini, che sono quelli di età 5-7 anni, più piccini. E quando si è così piccoli, 5-7 anni, ma anche quelli un po' più grandi, 8-12 anni, gran parte dell'attività si basa principalmente sul gioco e quindi sulla scoperta di come è bello stare insieme, come è bello fare comunità. Poi è chiaro che anche in un quartiere come questo non sempre è semplice raggiungere le famiglie e creare una rete con le famiglie. Il nostro lavoro più grande qui, ancora più che con i ragazzi e con i bambini, è proprio con le famiglie. E a noi questa sfida piace, ci piace riuscire ad incontrare, ad andare incontro a tutti, anche a quei bambini che sono più difficili da raggiungere. Proprio per questo ci piace fare scautismo e vogliamo rimanere qui a fare scautismo nel quartiere di Begato. Tante volte i bambini ci dicono: oh, ma che bello andare per i boschi, non sono mai stato in un bosco. E noi rimaniamo un attimino: ah, ma come? Un bambino di 6-7 anni che non è mai stato su un prato a fare una gita in un bosco, ci colpisce. Ma a voi guide scout del vasto mondo della Gesci arriva, sì, qualche cosa di questo cammino sinodale che il Papa ha voluto far partire un po' in tutta la Chiesa? Ma allora, sì, a livello di senso di comunità, di unione e di ampio respiro, di ampio abbraccio, ovviamente sì. Un tuo sogno per la Chiesa di domani, che sia anche un po' più a misura di giovani? Secondo me ci vorrebbe un metodo più a misura di giovane, magari non esclusivamente quello, dell'Eucaristia, della Messa. Perché spesso e volentieri noi siamo bravi a trovare appunto l'attività adatta per i bambini, il gioco studiato bene per l'attività di fede, per la caccia spirituale che fanno i lupetti, la figura di San Francesco, queste cose qui si riesce. Però poi vai a Messa e la Messa, se non c'è il prete che ti fa la Messa apposta per i bambini e che riesce a spiegarsi bene, a parlare in parole semplici, viene vissuta come un momento pesante e che non viene capito e che non viene vissuto. E che sembra, non dico contraddire perché non è contraddire, ma andare in un'altra direzione rispetto alle altre attività valide che ci sono a livello di scout, a livello agisce, a livello di chiesa per i giovani. Siamo a Isoverde, in Val Verde, e siamo ancora in comune di Campomorone, ma città metropolitana di Genova, e siamo venuti fin qui, proprio per dire che in realtà fin qui non è un posto lontano, siamo nel grande alveo della chiesa di Genova che arriva poi fino a Gavi, e sono tutti luoghi molto attivi, molto vivi, interessanti da scoprire, da capire. E qui tra l'altro siamo in una sottovalle della Valpolcevera, in alto, e alle pendici di luoghi che comunque risuonano anche nell'esperienza di tante persone: Monte Leco, Monte Figne, i laghi del Gorzente. Siamo venuti qua per conoscere l'esperienza del Parco Giochi, un'esperienza di comunità, di famiglie che si sono messe insieme, attivate a partire anche dalla parrocchia, e vediamo cosa combinano. Una delle questioni del cammino sinodale è ricollegare vita e fede e valorizzare i carismi di tutte le persone laiche che compongono una comunità o che possono entrare a comporla. Questa è una delle grosse sfide. Ci sono luoghi dove non si parte da zero. Questo di fatto succede per intuizione delle persone, delle famiglie, per esigenze che un luogo presenta e per buona volontà anche di parroci e di famiglie della comunità parrocchiale che informano, danno vita, danno corpo a questo valore, ricollegare vita e fede soprattutto. Allora, questa è denominata Associazione Cristiana Genitori, praticamente Parco Giochi Isoverde, è stata fondata nel 29 dalla famiglia Costa. Il parco è rimasto chiuso, poi un gruppo di famiglie, per quello che si chiama Associazione Cristiana Genitori, un gruppo di famiglie l'ha riaperto
e poi col, tramite ancora all'epoca Don Francesco Piras siamo andati all'Ausilium per vedere di farci donare questa, questa struttura, che è un centro di aggregazione dove sì, qua è giusto, non sono solo le feste, le ribotte, ma magari al pomeriggio i bambini vengono, finita la scuola, si ritrovano. Il lavorone l'ha fatto Don Giulio, il nostro carissimo Don Giulio, perché lui accoglie praticamente tutti a cuore aperto e questo ce l'ha insegnato in maniera, credo, meravigliosa, ecco, se posso dirlo. Abbiamo anche la fortuna di avere questa location che non è da poco, secondo me. E a maggior ragione l'anno scorso sono entrati a far parte della nostra comunità le persone dell'Ucraina, i profughi, e in particolar modo una famiglia con dei bambini. Insomma, da lì abbiamo cercato di aprire le porte anche a loro e devo dire sono stati, soprattutto la Olga, ma un po' tutti, sono stati molto contenti di partecipare ai nostri eventi. Ci siamo messi nell'ordine delle idee come consiglio di cercare di tirare un po' su sia il paese che il parco, perché il paese sta diventando un po' un paese dormiente, nel senso che stanno chiudendo alcune attività, la scuola materna Sor Vincenza Banfi, che è sempre stato il fiore all'occhiello del paese, ha avuto un periodo di difficoltà proprio per il Covid, anche per poche iscrizioni, ma adesso insomma, si sta risollevando e tutto ciò che noi facciamo lo facciamo anche per aiutare la scuola materna, la scuola, un po' tutte le... E devo dire che con un po' di fatica abbiamo attirato anche parecchi giovani in queste occasioni. Infatti adesso che stiamo organizzando la festa medievale, ieri ero così felice di vedere tutti questi giovani che hanno partecipato, comprese le famiglie ucraine. Così. Questo cammino sinodale sta tirando fuori appunto tanta energia dalle comunità. E intanto com'è stato vivere questa esperienza dal punto di vista dell'equipe di persone per lo più laiche che sono state chiamate a coordinare e gestire un po' tutto questo percorso faticoso a volte da comprendere anche per voi, di quale sarà il pezzo dopo? Già dalla chiamata ho detto, c'è stato proposto questo servizio, ma si sapeva che ci sarebbe stato questo sinodo, ma non si sapeva esattamente a cosa avrebbe portato. È stata sicuramente una sfida, tra virgolette, ma è stata anche una bella opportunità proprio di conoscere dei lati di chiesa che io personalmente non avevo mai visto. Quando è iniziato il sinodo, una piccola rivoluzione è già stata quella di sentirsi dire l'inizio del sinodo è l'ascolto, cioè non è che la chiesa si ritrova per andare a dire qualcosa agli altri, come a volte magari distinto viene da un po' da pensare in maniera stereotipata, ma andare ad ascoltare di più e quindi in un certo senso dare parola a più persone possibili. E poi è nato questo cantiere proprio per rimettere al centro la parola con la P maiuscola, la scrittura, il rapporto, la relazione con Gesù. A tutti i livelli è stato proprio chiesto questo bisogno di tornare alla parola e questo è stato molto bello, è stata sicuramente la base con cui è partito questo cantiere di riscoperta della parola, okay. Aprirsi il più possibile, appunto in inizio magari aprirsi tra comunità già esistenti, ma già adesso abbiamo visto frutti di incontri sulla parola che non esistevano, che si sono creati proprio grazie a quelli che sono stati i momenti di ascolto dello scorso anno. E è molto bello vedere quando uno prova a dire una cosa, accorgersi che poi questa cosa è sentita da tanti e quindi questa cosa viene non solo scritta ma sottolineata. La difficoltà è proprio quella di far arrivare a tutti il messaggio di quello che stiamo facendo, quello che vorremmo fare, far tornare le indicazioni, avere sempre dei feedback, è molto impegnativo. Una chiesa con pochi preti non è difficile da immaginare perché ci siamo già dentro. Ne abbiamo parlato molto nel cantiere, quello sugli organismi di partecipazione. A noi è piaciuta molto come idea, abbiamo tirato fuori, poi vedremo cosa si riuscirà a realizzare, avere una diarchia di laici che possano presiedere questi organismi, avere un uomo e una donna. Ci sembra un messaggio bello, forte, che si può portare avanti in tanti contesti. Servono laici che sentano la Chiesa come una cosa propria, anche propria, e quindi non è più un dire vorrei che la Chiesa facesse, ma vorrei come Chiesa fare, occuparmi di, guardare. È un cambio di mentalità. Il cammino sinodale per me è novità,
e scoperta, una nuova scoperta, ecco, così che la mettiamo insieme. Lo si frutta bene partecipando, essendo attivi, essendo non lasciando che l'onda passi. Mi sembra un grande sollevarsi di polvere, un grande movimento che speriamo, io anzi sono molto fiducioso, porterà a grandi cambiamenti. Questa è una cosa, dalla grande comunità si passa a cambiamenti più pratici. E appunto parlare con il linguaggio nuovo, con il linguaggio moderno, ma di quei temi che tanto sentiamo come nostri, come comunità cristiana, come comunità in cammino, non rimanere, e qui ritorniamo al Papa Francesco, non rimanere bloccati a quello che ormai è dato per assodato, è dato per sicuro, ma mettersi in gioco, cambiare e appunto rimanere moderni, rimanere attivi in quello che è il presente. C'è così tanto da vedere, da ripensare, da sognare. Cos'è il cammino sinodale? È il tempo dei sogni? Di un cambiamento a lungo atteso? Che alcuni temono come una nuova delusione e altri ancora rifiutano come una devianza. Oggi, nella società della fretta, dell'efficienza e dell'individualismo, si ha la sensazione di camminare contro la forza della corrente. E dove nascono prospettive che trasformano le vite se non dallo spazio incerto e indefinito dei sogni? Quante volte nella storia della salvezza è nel sogno che si ascolta la voce più autentica? Forse la prima rivoluzione è abbassare le difese, scendere in strada, affinare i sensi per cogliere il soffio che non riuscivamo a sentire. C'era un tempo sognato che bisognava sognare.